riflettori dell'Eurosuole Forum di Civitanova Marche si accenderanno l'1 e il 2 novembre per la Supercoppa del Monte, evento sportivo di pallavolo di alto livello con le migliori squadre, tra cui l'UBE, che da quest'anno li vede campioni in carica d'Italia ed Europa. Questa Supercoppa ha anche una formula molto interessante, perché è una manifestazione a inizio campionato con le quattro squadre migliori del campionato, del precedente campionato. Credo che sia uno degli eventi più importanti per la pallavolo italiana. Il grande evento che si svolgerà nelle Marche dimostra anche la capacità organizzativa della società in una regione dove il volley maschile e femminile è una delle discipline più amate e seguite e tra le più praticate dai giovani. Sarà un evento con tante novità. Innanzitutto ci piace ricordare che Del Monte per il nono anno consecutivo è sponsor di questo evento, quindi una partnership lunghissima. E poi grandi novità, innanzitutto la possibilità di vedere regole nuove in campo. Avremo solo un time out per gli allenatori ogni set invece che due, avremo la possibilità di accorciare i tempi di cambio tra un set e l'altro, quindi riducendo da 3 a 2 minuti. Contiamo che di poter offrire sia un grande spettacolo agonistico, tecnico con queste novità, e anche appunto di valori morali, quelli sono quelli che vogliamo perseguire. Abbiamo i campioni d'Europa in carica, quindi la Lube Civitanova, abbiamo i campioni del mondo, l'Itas Diek di Trento, abbiamo due squadroni come Modena e come Perugia che rappresentano la crema della pallavolo mondiale. Soddisfatto il presidente Ceriscioli, nel quale da sempre la regione pone un'attenzione allo sport quale fattore di crescita di una comunità di benessere e sviluppo. Lo sport come immagine, come proiezione di un territorio, è pronti ad accogliere una manifestazione così importante, così prestigiosa, facendo ovviamente in bocca al lupo prima di tutto lo spettacolo, e poi la squadra che vincerà sicuramente la squadra migliore.